Ciao a tutti da Saverio di Terra nel Cuore e benvenuti in questo nuovo video. Oggi con pennarello e taccuino mi andrò a fare una lista di ortaggi che andrò a comprare tra poco, perché siamo nei mesi a cavallo tra agosto e settembre e è il periodo ideale per comprare le piantine degli ortaggi invernali. Quindi voglio farmi una lista, voglio appuntarmi una serie di piante e per non dimenticarmi nulla quando andrò in agricola ad acquistarle. E questa lista la voglio condividere con voi, appassionati e amatori dell'orto. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, potete sostenermi iscrivendovi. Il primo ortaggio che mi viene in mente, pensando all'inverno, è il broccoletto. Non può mancare il broccoletto nel nostro orto, quindi me lo vado a scrivere. I broccoletti ve li consiglio assolutamente a seme, è un'operazione molto più economica e potete piantarne a quantità. Esistono in commercio i quarantini, i sessantini, i novantini e i centoventini. Questi numeri che vi ho dato significa che la quantità di giorni che la varietà, nello specifico del broccoletto, impiega per andare in fioritura. Un altro ortaggio classico invernale che non può mancare assolutamente nel mio orto è il broccolo. Io di solito pianto i broccoli romaneschi e i broccoli siciliani. Il romanesco è quello classico a pigna, verde, molto bello da vedere e molto buono da mangiare. E il siciliano ricaccia più volte, una volta tagliato. Poi per quanto riguarda i cavoli, io inserirei in lista la verza, molto buona per i minestroni. Poi inserirei il cavolo cinese, ha una crescita sorprendentemente veloce. E quindi più varietà inseriamo nel nostro orto, più creeremo una scaletta per la raccolta. Il cavolo nero o toscano, anche lui non può mancare, le sue foglie in cucina sono deliziose. Da qualche anno sto apprezzando sempre di più il cavoletto di Bruxelles, ottimo per le minestre, per la pasta, è veramente un ortaggio fantastico. Poi vorrei piantare il cavolo cappuccio verde e il cavolo cappuccio viola, entrambi sono fantastici per le minestre. Il cavolo rapa, ottimo per i brodi, e poi nell'orto invernale non può mancare il cavolfiore, quindi vado a segnare il cavolfiore bianco, il cavolfiore viola, il cavolfiore verde e il cavolfiore arancione. Minestre per quest'inverno a go go, ragazzi. Per quanto riguarda tutta la gamma che vi ho messo in lista dei cavoli broccoli, vi consiglio di acquistare direttamente le piantine. Se volete farli con i semi, dovete piantarli almeno un mese prima, quindi i primi d'agosto. Con i broccoli e i cavoli credo che ho messo tutto in lista. Io metto piante abbastanza classiche, poi magari in agricola se trovo qualche novità la testo. Poi i finocchi, buonissimi da fare al forno oppure tagliati a pezzettini in insalata. Non può mancare la cicoria, fantastica ripassata in padella. Aceto, la licetta, le puntarelle non possono mancare, un piatto fantastico invernale. Per quanto riguarda la cicoria potete acquistare sia semi che piantine. Per quanto riguarda le puntarelle invece vi consiglio direttamente le piantine, sono più facili da gestire. Un altro ortaggio fondamentale per il mio orto, buono per fare riso, pizza, ha un pochino di amarognolo e anche un po' di piccantino, è il radicchio. Andrò a prendere sia il radicchio classico a palla che il radicchio di Treviso, che è quello più allungato. Poi le insalate, di solito pianto la canasta verde o rossa, è una pianta che può raggiungere anche il mezzo chilo abbondante, molto robusta, resistente, si può piantare benissimo anche la cappuccina. L'iceberg, la classica insalata invernale, la lattuga romana, insalata molto rustica, facile da coltivare. Le insalate nel mese di settembre vi consiglio di andarle ad acquistare direttamente a piantine. Ok, con le insalate ci sono la bieta a coste, buonissima lessata con olio e limone, è uno spettacolo. L'anno scorso ho testato la barbabietola rossa con successo, quindi la riprenderò anche quest'anno, molto buona da mangiare. Poi i ravanelli, che è un ortaggio molto facile da coltivare, vi consiglio di acquistare i semi, fate un filarino, sono veramente buoni da mischiare in insalata oppure mangiati direttamente estraendoli dal terreno. Le carote vi consiglio di acquistarle in semi, sono molto facili da coltivare, l'importante è che hanno terra abbastanza profonda, ben lavorata, per permettere al fittone di formarsi bene. Non possono mancare le cipolle, le potete acquistare sia a bulbo che a piantina, e le cipolle le potete trovare in diverse versioni. Io adesso qui mi appunto la dorata, e la cipolla bianca e la cipolla di Tropea, diciamo queste sono le tre classiche che di solito vado a mettere nel mio orto.
qua a settembre si può fare una bella furbata primaverile estiva, mi riferisco alle zucchine. Vi consiglio di piantarle direttamente con i semi, verranno molto più robuste e sono ultra veloci. Vi ritroverete ad ottobre con le prime zucchine. Ovviamente poi dipenderà tutto dal meteo, perché noi siamo dipendenti totalmente dal meteo. Tutti gli ortaggi che vi ho detto stanno tutti in mano al meteo. La prima cosa comunque che c'è da fare a monte di tutta questa lista è preparare il terreno. Se vi possono essere utili delle dritte su come preparare un piccolo pezzetto di terreno totalmente a mano, vi metto un link qui in alto alla vostra destra. Un saluto a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!